Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi location diversa perché siamo all'interno della mia cameretta. Ieri sera ho stirato un bel po' di cosine e quindi mi sono detta adesso se non registro il video haul non lo registro più. Tra l'altro vi anticipo già che qualcosina l'ho indossata, qualcosa la sto già indossando e quindi ho detto basta, altrimenti qua arriva praticamente la prossima primavera e io ancora non ho registrato il video haul. Quindi passiamo subito a quello che ho comprato. Ho fatto una serie di acquisti da Shein, da Mango, da Nike, tra l'altro Mango e Nike li ho acquistati da Privalia, mentre Shein appunto da Shein. Quindi vi faccio vedere un po' quello che ho preso, c'è anche qualcosina che ho preso dal mercato rionale della mia città e quindi insomma volevo farvi vedere perché sono cose che sto utilizzando tantissimo per quelle rarissime volte che metto becco fuori di casa e quindi insomma volevo troppo farvele vedere. Primissimissima cosa, li sto indossando adesso e sono questi orecchini di Shein a bottone. Vado un po' randomica, insomma, così vi faccio un po' vedere tutto quello che è uscito perché qua non potete immaginare, infatti vedete c'è un po' di casino, però ora vi faccio vedere tutto. Allora, questi orecchini sono bellissimissimi, come vedete li utilizzo praticamente sempre e mi piacciono da morire. Altra cosa che ho preso da Shein è questa cover bordeaux. Sono tra... non lo so tra quanto, sono infississima con questo colore, lo amo, tra l'altro alle unghie adesso ho fatto questo marrone cioccolato, anche lui bellissimo, ma con il marrone sono infissa da secoli, vorrei comprare il mondo di cose marroni perché quest'anno va un sacchissimo di moda, però insomma ho preso questa cover bordeaux perché amo questo colore. Avevo fatto anche le unghie bordeaux la volta precedente e si intonava benissimo allo smalto, però devo dire che anche marrone bordeaux ci sta da Dio. Questa cover che adesso ho tolto perché sto filmando ovviamente con il cellulare. Poi andiamo random. Allora, ho preso questo blazer che ho indossato anche stasera da Stradivarius. Ah, infatti non vi ho detto che c'è anche qualcosina di Stradivarius. È stato il mio compleanno e quindi delle mie amiche mi hanno fatto una gift card da appunto utilizzare in questo negozio. Tra l'altro devo dire che Stradivarius quest'anno ha fatto una collezione bellissima. Io avevo acquistato, scusatemi ma c'è anche la mia cagnolona che fa sempre casini, avevo acquistato anche un maglioncino rosa bellissimo, ma poi mi sono detta aspettiamo un attimo perché qui in Puglia non fa ancora freddissimissimo, quindi non ho ancora fatto il cambio degli armadi, sto ancora andando al mare, quindi ho detto vabbè paziente un attimo, però... E poi il maglione è lì nel mio cuore, l'ho lasciato, avevo fatto il reso perché l'avevo acquistato e non lo so se lo ricomprerò, vediamo, vediamo un po', magari con i saldi. Comunque nulla, ho preso questo blazer appunto di Stradivarius taglia M, oversize di questo grigio, sono in fissa anche con il grigio. Lo amo, lo sto utilizzando da morire. Tra l'altro seguitemi su Instagram se non lo state già facendo perché lì quando esco, quelle rarissime volte, pubblico magari una foto di come sto vestita, un video di come sono truccata e... sempre perché vanità pari a zero, però insomma lì lo potete vedere indossato e io lo amo. Se vi iscrivete adesso comunque trovate tutto all'interno delle storie in evidenza tra Vanity, Autumn, insomma io le salvo un po' così randomiche. Comunque questa giacca è bellissima, l'ho lavata, la sto utilizzando da morire, tra l'altro non serve stirarla perché basta metterla sulla gruccia e già va liscia e l'amo, mi piace da morire. Vorrei comprarmi un pantalone di questo colore, ma vediamo, tra l'altro ho anche qualcosina di abbinato, ma ve lo faccio vedere adesso. Allora, visto che è sempre appeso e l'avete già visto, l'avete visto anche in un video svuota la spesa, ho preso questo cardigan, questo è di Shein, tra l'altro è morbidissimo, mi piace da morire, ha questa manica un po' larghettina, è di questo color beigeolino, il mio colore per eccellenza, ed ha appunto questi laccettini. Mi piace tanto, l'ho utilizzato soltanto una volta, ma conto insomma di utilizzarlo altre volte. Molto molto carino, volendo si potrebbe utilizzare solo con un body o con un reggiseno molto molto bello, però io l'ho utilizzato con il body anche perché l'ho utilizzato di giorno, quindi insomma era tipo un body a canotta e va bene. Poi ci sono loro, ora li apro ma li piegherò, quindi nel frattempo chiacchiero. Vi dico già che se non volete sentirmi parlare skippate, perché insomma io sono fatta così, nel senso che mi piace parlare, faccio video perché li amo, mi piace condividere, mi piace parlare, quindi vado veloce. Non mi dite niente, non mi dite niente, quando mi fate le critiche, insomma io un po' ci resto perché dico, cioè sono così, nel caso skippate, andate avanti, non voglio cambiare il mio modo di essere perché magari a qualcuno non piace, questo ci tengo a dire. Insomma, andiamo a loro, sono questi pantaloncini
strabelli, sono tipo dei pantaloncini effetto gonna, non lo so come si chiamano, comunque con questa apertura. Non sono cortissimi, mi piacciono tanto, mi vanno un pochettino larghi, forse avrei dovuto prendere la S, però comunque magari così ci metto dentro le camicie e comunque mi trovo bene, anche loro li ho indossati soltanto una volta. Sono la M e li ho acquistati da Stradivarius. Bellissimo, anche il tessuto, fantastici. Poi, quindi togliamo la giacca e togliamo il cardigan. Allora, veniamo alle cose. Tra l'altro, ho lì anche una felpa. Ah, non vi ho fatto vedere questa. Questa maglia. Magari abbasso un po' la videocamera. Ecco qua. Questo è proprio un try on haul, ma non è vero perché ho solo le indosso. Comunque, niente, questa maglietta bellissima. Tra l'altro, è un maglioncino più che una maglietta. Super morbido, anche lui largo. Io compro sempre la M come taglia, cioè vado proprio di default. Io ovviamente dovrei prendere la S, però che devo fare? A me piacciono le cose morbide, mi piacciono le cose che mi vanno un pochino larghe, mi piace vestire un po' over, questo penso l'abbiate capito, e quindi insomma questo maglioncino mi piace da morire. Tra l'altro è veramente comodo e questo invece è Mango. Lui comprato, non mi ricordo se dal sito o da Privalia, perché io spesso compro da Privalia Mango, però insomma. Capo Shane, questo è fantastico, non so se capirete qualcosa da qua, ma questo è un maglioncino piuttosto caldo, però è un maglioncino appunto color vinaccia, quindi bordeaux, ma è, vedete qui chi ha questo bordo, perché è a spalla, cioè è con lo scollo a barca, quindi avete tutta la spalla scoperta, viene praticamente così, eccolo qua, l'ho lavato. Bellissimo, solo che questo mi piacerebbe indossarlo, vediamo proprio domani sera che esco, magari solo con lui. L'unica cosa che ho paura è che quando esco la sera mi sta capitando di andare, scusatemi le spalle, mi sto anche piegando perché sennò ragazzi non mi, cioè, non mi sbrigo più, mi sta capitando anche di andare ancora sul mare e ho paura che mi faccia freddo perché io soffro tantissimo di cervicale e ho paura quindi insomma di ammalarmi avendo appunto una certa età. Poi questo ancora il cartellino perché forse anche lui potrei metterlo domani sera, vediamo un attimo. Questo è di Mango, taglia M, non c'è il prezzo, ecco perché dico non so se l'ho preso da proprio il sito in sconto o da Privalia, perché su Privalia non mettono i prezzi, li cancellano, quindi non lo so quanto costava prima o se lo so non me lo ricordo, però non l'ho pagato tantissimo. Questo è bello caldo, quindi si potrebbe mettere anche da solo o con un bel blazer over, ed è un tubino, semplicissimo tubino, un pochino lungo, quindi comunque arriva alla caviglia, ed è una taglia M, ed è di quelli aderenti, e qui ha la particolarità di avere questo bottoncino, color marrone, che si abbina perfettamente alle mie unghie, con questa scollatura a cerchietto, però veramente a costine. Ecco, magari qui lo vedete meglio più da vicino. Io l'ho indossato già per provarlo, non l'ho ancora lavato, ma sinceramente vorrei metterlo e poi lo lavo, anche se io di solito lavo tutto, infatti ho aspettato per farvi sto haul perché ho dovuto lavare tutto. Ora sempre qui. Datemi un attimo. Ah, è presente uno spacco. Ora che lo stavo piegando, qui a metà ha uno spacchettino, quindi non è proprio tutto dritto. Ma presenta uno spacco. Tra l'altro, il mio cane sta facendo la muta, quindi non potete capire, cioè peli dappertutto, cioè ogni cosa si riempie di peli. Chi ha un animale domestico può comprendere questo piccolo disagio. E niente, allora vi stoppo un secondo così piego e poi continuo, sennò viene immenso. Eccomi qua. Poi, altra cosa di Mango è quest'altra magliettina, anche questa con lo scollo a barca di questo colore. Questa è molto più sottile del tessuto del maglioncino di Shane. Anche questo è una taglia M. No, questa è un S. Ah, voilà, ho preso la S. Ho preso la S di questo maglioncino. Molto carino. L'ho già indossato una volta per andare al cinema. Mi sono portata al cinema da sola. Anzi, fatemi sapere se volete dei video a tema proprio solo date. Io oggi volevo registrare l'upgrade, quello l'upgrade, certo, l'update sugli attacchi di panico, perché comunque non mi dite niente che non vi sto guardando. È un video che vorrei tantissimo registrare, però
Ho preferito registrare il video haul perché, come vedete, per fare questa tipologia di video va via un botto di tempo e io troppo tempo purtroppo non ce l'ho. Poi, altra cosa che ho preso, veniamo a noi, è questo pantalone. Questa è una tuta in realtà, ma io ovviamente la utilizzerò o insieme o anche separato perché io le tute le utilizzo tantissimo in casa quando sono in smart working, cioè sempre. Più che in casa, appunto, lo utilizzo in casa, ma io scendo giù il cane, vado magari a fare spesa, mi muovo da qui alla palestra e mi piacciono tanto, cioè una cosa che utilizzo sempre sono le tute. E quindi, insomma, ho preso questo da Privalia. Questi sono della Nike, cioè sono bellissimi, belli, 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 mi piacciono da morire. Hanno appunto questo righettino, sono questo beige e hanno poi, finiscono appunto così con questa particolarità dell'elastico. Cioè, io praticamente ieri sera ho stirato e adesso sto praticamente rispiegando tutto. Qui si vede tutta il mio perfezionismo. Ok, allora, pantaloni andati. Adesso veniamo alla maxi felpa, sempre di Nike, maxi felpa col cappuccio, semplicissima. Over. M come taglia, anche il pantalone è M. State attenti alle M di Nike perché sono veramente molto larghe. Io un pantalone lo dovrò dare a mia madre perché è troppo troppo largo. Infatti non ve lo farò vedere perché potrebbe vedere il video mia mamma e quindi poi lo sgama il pantalone e io non voglio, glielo voglio far vedere così. E quindi boh, questa è la maxi felpa Nike. Molto molto bella. Eccomi qua, recuperati. Questi sono i leggings di cui vi parlavo prima, che non mi piacciono l'effetto che fanno. Vedete, hanno il simbolino della Nike, bianco, neri, molto molto belli. Sono anche pesantini, quindi non sono trasparenti, però non mi fanno impazzire come mi stanno indosso, sinceramente. Se non la gamba mi piace tantissimo, ma parte, diciamo, sedere, fianco, non mi fa impazzire, quindi penso che dovrò mettere la maglia grigia, perché infatti li ho indossati con una maglia bella larga, maxi felpa abbinata con quel pantalone lì, ma in realtà come vedete l'ho già indossata, e questa ha la scrittina Nike come il pantalone, non è felpata ma è comunque stramorbida, ha il cappuccio ed è una semplicissima felpa. Ecco qua, questo è stato il mio haul di questo periodo, penso di avervi fatto vedere tutto, penso proprio di sì. E nulla, vi ringrazio per aver guardato il video, spero che i miei acquistini vi piacciono. Non lo so se comprerò altro, non lo so, vediamo con il cambio se magari mi serve un cappotto, non lo so, devo capire un po'. Nel caso spero che vi siano piaciuti, vorrei comprare delle sneakers, ma non lo diciamo, vi saluto e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!